siete? Cosa volete? Ci scusi, non volevamo farti male. Ma che fai? Chiedi scusa? Ma è un funzionario della regione. Cosa volete da me? Non vi dirò nulla. Sì, sì. No, no, il piede no. Lasciatemi, lasciatemi il piede. No, cosa state facendo? No, il piede no. No, il piede no. Cosa volete da me? Cosa volete dal mio piede? Non lo posso soffrire. No, no, il piede no. Tanto non collaboro, non collaboro. Allora prova con questo. Mettetela, vi prego. Come fate a sapere che patisco questa cosa? Basta. Passiamone in maniere forti. No, l'infradito no. Farò tutto quello che volete. Adesso facciamo un bel video. Devi dire tutto quello che vogliamo noi. Sono Maurizio Librandi, funzionario della Regione Lombardia. Questa mattina un gruppo di malviventi mi ha preso in ostaggio. Non sono dei professionisti, dubito che siano pericolosi, non accettate nessuna condizione. Brigati, manda firmato a Serena. Ma voi chi siete? La domanda giusta è chi sei tu. Cosa? Non hai visto Re Leone? E poi come siete vestiti? A te che te ne frega! Rosy, mica vuoi mettere quel vestito? Guarda questo che bello! Metti questo, l'ho trovato nell'armadio, pratico, comodo. Mi piace questo. Visto, stai benissimo, è anche più comodo. Sembra una befana. Il palazzo della regione! Ma tu sei tutta matta! Non riusciremo mai ad andare lì dentro! Ha ragione, impossibile, è pieno di guardie! Abbiamo detto nel palazzo del comune! La regione è l'unico posto che ha il collegamento diretto col giornale e la televisione! Roberto, dov'è? Roberto ha troppa paura, ha bisogno di riflettere. Qui non si tira più indietro a nessuno, chiaro? Non preoccupatevi, andrà tutto bene. Roberto ci sarà. Ho pensato tutto, serve una sola persona che lavora lì. Marcello. Cosa c'entra Marcello? È stato assunto come guardia. Voglio partecipare anch'io. Non è possibile. Devo rischiare per il mio lavoro. Ma è proprio questo il punto. Devi solamente procurarci le chiavi. Non devi rischiare il posto. Perché, funzionario? Perché l'uomo più importante è dopo il presidente. Dobbiamo solo trovare il suo punto debole, diciamo. E si esibe ai piedi. E tu come fai a saperlo? Vado, sento benessere con lui. Bene, grazie. Sei dei nostri. Grazie. Ah! Ah! Ma che sei matto? Non mi emoziono, devo gridare. Quanto è il malloppo? Cosa? Quanto guadagniamo? Andiamo a prendere un gelato? Sì. Non posso venire. Sei sicura, Michela? Allora, ci vediamo dopo, Michela. È vuoto. Di quello che ha detto Marcello. Seguitemi! Scusate, fermatevi un attimo.
e andiamo di fretta. Avete bisogno di aiuto? Dove dovete andare? Sotto! Ma voi chi siete? Ma che cos'è quello? Andiamo! Ma guarda questo! Chiave rossa, apre l'ultimo piano. Questa chiave blu, apre la sala stampa. Perfetto, non ci può fermare nessuno. Come facciamo a fidarci di lui? È il mio amico, non ci tradirebbe mai. Va bene, Marcello, ci fidiamo, sei con noi. Oh, un altro matto! Scusatelo, quando si emoziona tanto lui grida. Va bene, tu verrai con me in sala stampa. Invece voi altri andate su all'ultimo piano. Quindi dobbiamo noi rapire il funzionario. Avevamo deciso così, farò io il discorso. Tu hai deciso così. Ma perché di dividerci? Dividendo i compiti sarà tutto più facile. Metteremo in contatto con i nostri telefoni. Avete tutti un telefono? Questa la prendo io. Non è meglio chiamare anche Momo? No, per nessuna ragione. Lui deve rimanere fuori. In fondo, questo messaggio è anche suo. No, basta, non ne voglio più parlare. Va bene, tutto chiaro? Sì! Adesso basta! No! Abbiamo perso l'ultimo autobus! Adesso facciamo tornare a casa? Usa il tuo telefono! Chiama i genitori! Non c'ho neanche dentro una scheda! Come mai non hai la scheda? Chiama nessuno! Cosa ne serve? Megan, come stai vestita? Quello che ho trovato! Lorenzo. Marcello, ma non è il tuo giorno di riposo oggi? E loro chi sono? Le cugine! E dove stai portando le tue cugine? Cosa sta succedendo qui? Lo sa che lei è davvero un uomo molto affascinante? Ma mi stai prendendo in giro? Cosa ci fate voi? Ma siamo venuti a vedere il grattacielo. Ma se l'apertura al pubblico è solo... Ma dai! Davvero? Ma non lo sapevamo! Non si può prendere un tè qui? Oh, nonno! Ma perché l'hai colpito? Facevo troppe domande. Il film mi ha dato un colpo. Amore mio, quando ti vedo, illumini d'immenso. Quando ti vedo, mi duole il cuore. Le ami, eh? No, voglio fare sesso. Ma tutti mi dicono di aspettare. Ma cosa devo aspettare? Ho 24 anni.
Perché li avete in faccia? Caspita, cosa facciamo? Stai calma. Ma ce l'ho visti! Andiamo via finché ci siamo in tempo! Calmati, calmati! Ci arrestano! Lo sapevo, finiremo così. A me questa situazione mi mette fame. Adesso prepariamoci. Come faccio a mangiare il panino con la maschera? Magari lo finisco dopo. Buongiorno Kami, io vorrei ordinare il panino con salame e brie. Elisa, per te mi dispiace, oggi c'è solo la pasta in bianco, il giovedì è così, accomodati pure. È di sopra! Cosa? Spiego io! Ma non ce la farei mai! Non rubatevi! Escondetevi! Nasconderci! Quello che vogliamo andrà tutto bene. Lasciatemi! Adesso chiamo la polizia! Non possiamo portarlo di sopra così! Lasciatemi pensare! Che sereno, pensavate che sarebbe stato facile portarlo su come niente! Basta! Vuoi stare zitta? Basta! Dovete lasciarmi stare! No, il panino! Dovete lasciarmi stare! Basta! Basta! Aiuto! Oh, che fatica! E tu? Cosa ti fa qui? E ti cambiate le chiavi! Guarda che qui abbiamo problemi più grossi. Questo si agita come un pazzo. Adesso batta, non possiamo più stare insieme. La vita è così, non possiamo scegliere cosa mangiare, come vestirci e chiamare. Perché non riesci a capire? Bene, mandiamo il video al presidente. No! Cosa succede? Non ci posso credere, il mio telefono è morto. Ma non l'hai messo in carica? Sì, non capisco. Vabbè, dammi il tuo. Usa quello di Francesco. Ma questo è una WhatsApp. Dammi il tuo, Miriam. Io il telefono l'ho dimenticato. Siamo spacciati.
Ecco, adesso tirano giù la porta. Arrendiamoci. Momo! Avete bisogno di aiuto? Sì, ho visto il video, ma perché hanno fatto tutto questo? Non sarebbe bastato parlarne e farmi una richiesta, avrei sicuramente accettato. Ah, volevano essere certi che il loro filmato venisse messo in onda. Va bene, va bene. Allora accendete le telecamere. E poi mi raccomando, andate immediatamente a liberare Di Brandi all'ultimo piano. Mandatemi poi le registrazioni fatte e mandatemi alla fine di tutto anche i ragazzi qui da me. Gradisce un tè? Manito, manito! Stiamo per cominciare! Credo che nessuno capisca cosa proviamo. Non ci credono. Al punto che a volte abbiamo dei dubbi anche noi. E allora scelgo io chi essere, scelgo cosa sognare, scelgo il mio ruolo. Voglio essere la protagonista, almeno della mia vita, e non mi interessa cosa pensano gli altri. Sono qui davanti a te e ti dico che il mio sentimento è reale, è vero. Davvero rinunci alla libertà, rinunci alla felicità, perché qualcuno sceglie per te. Sono già troppe le cose che non possiamo decidere. Puoi scegliere. Puoi scegliere. Puoi scegliere. Non aver paura. Qualunque sia la tua forma, puoi scegliere. Puoi scegliere. Scegliere. Puoi scegliere. Cosa sognare? Chi amare? Non avere paura. Vivi scegliendo la felicità. Per te e anche per quelli che perdono tempo a cercarla. Lotta per essere ciò che vuoi. Spingiti al di là dei tuoi limiti. Siamo formiche sopra una piccola palla di fango. Anche se a volte non sembra. Siamo tutti uguali. E l'unica cosa che ci distingue sono le nostre scelte. Quindi puoi scegliere, anche se agli altri non piace. Puoi scegliere. Puoi scegliere. Puoi scegliere. Puoi scegliere. Ma perché?